quando dire no ai bambini. L'iniziativa è stata promossa dalla Tribù di Bresso, rete di genitori solidali che si ispira agli ideali del nuovo umanesimo. Lavoriamo insieme per sviluppare un'educazione non violenta a partire dall'esperienza quotidiana con i bambini. L'incontro si è svolto domenica 6 aprile 2008 in un'atmosfera positiva e accogliente. Hanno partecipato una ventina di adulti e una decina di bimbi di varie età. Tra gli adulti c'erano genitori e insegnanti. Dopo un primo momento di conoscenza e la merenda, un'animatrice si è occupata con alcuni genitori di seguire i piccoli e i grandi si sono spostati in un'altra sala. È stata proiettata una videointervista di Orlando Pereira, un giornalista di Rai 3, sulla responsabilità degli educatori e la relazione tra scuola e famiglia. Dopo il gioco della fiducia, per prendere confidenza con gli altri e letteralmente lasciarsi andare, è stata proposta un'esperienza di meditazione e contatto interno sulle situazioni negative e positive in cui ci si trova quando si stabiliscono i limiti e le regole ai bambini. Soffermati a riflettere, non in modo intellettuale, ma più in profondità. Ricorda ora una situazione di tensione con un figlio, con un bambino a scuola. La situazione in cui stai affermando una regola, un limite, la postura, l'attenzione. A partire da questa connessione è cominciato lo scambio di esperienze per condividere con gli altri i propri punti di vista. E tu dici, poi non sei lì con i capelli a sigla. Quello che mi segue tutto il condominio, però lì la Giulia prende e fa. E di l'acqua si la toglie, si infila sotto le coperte, e si nasconde, tira fuori e dai che dovrà andare. Allora cosa sono? Ti ricatti, dai. Allora sono andata a salutarmi, che me ne andavo. Tu hai detto, ma non ci hai messo a piangere? No, quando l'hai no, Fabri. Gira, c'è ancora sonno, dico, vabbè, allora ti lascio ancora 5 minuti, poi ti alzi. E lui è tornato a casa perché io non mi sentivo a posto, perché siamo a livelli di capire la cosa di solito che succede. Ma è attento, è anche tuo. È la ferita che si prova, non solo come bambini, anche come l'infanzia, perché stiamo parlando da infatti. Segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole. Allora, la mamma cosa ti dice? Allora, siete un po' particolare. Dice, persi la strada. Dopo gliela facciamo vedere, vedrai com'è contenta. Per ultimo, uno dei conduttori dell'incontro ha letto il consiglio dello chef, alcune considerazioni molto pratiche sull'atteggiamento non violento che vorremmo praticare con i bimbi. Grazie,
tutti quelli che hanno contribuito alla buona riuscita. Al prossimo appuntamento. Per fare il monte, ci vuole il monte, per fare il monte.